Ah, raga, mi sento male, ma talmente male che nemmeno a 2008, quando arriva il suo cantante preferito, il belloccio di turno. Cioè, mi sento male, ma talmente male che ho deciso di fare questo video fuori. Ok, perché devono sentire tutti, 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 tutti che mi sento male. Io non ho parole, finalmente ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo partorito perché è stato un parto. Perché, raga, voi non so se avete mai assistito ad un parto, io. Se sì, indirettamente di mia sorella siamo stati 8 ore fuori al reparto. Ecco, il parto è durato di molto meno. Ragazzi, la Roma non è più di pallotta, è ancora americana. Perché insomma, noi se non passiamo di mano in mano, non siamo contenti sempre con l'America nel cuore. Però, ragazzi, la Roma non è più di pallotta. E mi dispiace dirlo perché ha fatto anche delle cose buone. Però, raga, era un cambio che andava fatto, era un cambio di cui non se ne poteva più. Pallotta aveva esaurito tutta la fiducia nei suoi confronti, tutta, tutta, tutta la fiducia nei suoi confronti, e questo era un cambio necessario. Allora, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, mi raccomando, perché ci tengo veramente tanto. Arriviamo a questi iscritti, arriviamo a questo obiettivo, raga, perché è veramente molto importante. Per favore iscrivetevi al canale. E lasciate tantissimi like qui sotto per supportare il progetto. Quindi mi raccomando, sfondatemi di mi piace. Vi leggo l'ufficialità. Ufficiale, ufficiale, proprio ufficiale, con un comunicato. La Roma comunica, perché con i comunicati si comunica, che Pallotta non è più il presidente della Roma. È finita l'era Pallotta a Roma. La Roma cambia proprietà nella notte. La Repubblica lo dice. James Pallotta, che non è James Pallotta, perché altrimenti sarebbe colombiano, invece lui era statunitense, a parte le cazzate. Ha firmato i documenti preliminari per il passaggio di proprietà e Dan Friedkin si appresta così a diventare il nuovo numero uno della società giallorossa. Si chiude dopo 9 anni la gestione americana, la palla passa ad un altro gruppo statunitense, nelle mani del magnate texano re della Toyota, perché non lo sapesse, Friedkin se la squatta con la Toyota, beato a lui. Ok, io la Toyota ce l'ho, tra l'altro, quindi io do i soldi a Friedkin sotto molti punti di vista, perché io ho una Yaris de 20 anni fa, ecco, quindi io pago felicemente, ora non solo do i soldi a Roma per comprarmi le maglie, ma do i soldi pure al presidente da Roma per comprarmi la macchina, vabbè. Negli States è a capo di un impero con 5.600 dipendenti, ragazzi, io non c'ho manco una persona che cosa intende lavorare per me. 12 società facenti capo alla holding di famiglia, assurdo. Con un capitale personale da 4,2 miliardi di dollari, Friedkin controlla Toyota, GSFS Group, GSM Autologistics statunitense e Ascent Automotive, c'è un sacco di roba, insomma, beata a lui. Sono tutti i nomi, tutta roba, negli alberghi, nel cinema, nella minchia fritta, insomma, questo c'ha più soldi che capelli sostanzialmente, funziona così. La Roma sarà controllata attraverso un NewCo con sede a Londra. Eccolo Baldini, Baldini che controlla tutto. Secondo me un giorno arriveremo ad essere proprietà di Baldini. Io me lo sento, questo deve essere il nostro futuro, ragazzi. Come facciamo a non essere proprietà di Baldini, che sta lì come un gufetto sulla spalla dal 2010? Ormai lui si è innamorato della Roma, non la lascia più. Sarà gestita dal figlio di Friedkin, Ryan. Il closing, riporta Repubblica, sarà formalizzato entro la fine del mese. Le cifre sono complessivamente intorno ai 495 milioni di dollari, più altri 85 per l'aumento di capitale. Ecco, già che c'è l'aumento di capitale, sto più tranquillo. E il fallimento, il fallimento, il fallimento, da quello che sarà capito alla fine, questo dannatissimo fallimento della Roma di cui si parlava, non era legato tanto al fatto di questo fair play finanziario, dei problemi economici, eccetera, ma proprio di debiti che avevano praticamente riempito le tasche di Pallotta, che non gliela faceva più. Tant'è che Pallotta a un certo punto ha detto: non vendo a queste cifre ridicole, per chi non lo sapesse, la Roma doveva andare a Friedkin prima del Covid. Poi c'è stato il Covid, i prezzi sono abbassati e Friedkin ha detto: senti, io i soldi non ti do più, ti do la metà, perché si è abbassato tutto, poi la Roma è quotata in borsa, cazzi e mazzi, quindi non me la sento di darti quei soldi. Pallotta ha detto: senti, se tu mi dai la metà, io ti do in culo, ok? Io la Roma non te la cedo. Piuttosto iscriverò la Roma al prossimo campionato, farò io l'aumento di capitale, e chi si è visto si è visto. Però, Pallotta ci andava a perdere enormemente. Poi io su queste cose non me ne intendo, quindi io vi dico quello che leggo, poi magari cerco di dirvi la mia opinione su quello che leggo, ma sia chiaro, non è una cosa su cui io riesca a parlare in modo agevole. Io ho studiato comunicazione, studio comunicazione, ho sempre fatto comunicazione, quindi
magari per la comunicazione ne parliamo anche su discorsi prettamente legati alla finanza, alla finanza, alle cifre economiche, al lato economico. Beh, qua insomma vado un pochino più a fatica, però si parlava di questo fottutissimo aumento di capitale che serviva ed era obbligatorio fare. Alla fine lui quanti investe per la Roma? Investe circa in questo momento quasi un 600 milioni. Pallotto ovviamente ne prende pochi meno di 500 perché un'ottantina, un'85 solo per l'aumento di capitale, ma era obbligatorio. Poi non so Friedkin come si muoverà. Certamente questa è una cosa che andremo poi a vedere nelle stagioni successive. Non va aspettate che moriva Friedkin, a settembre spende 300 milioni, ma anche perché bisognerà attuare un piano e sarà un piano importante da attuare negli anni, perché sennò poi spendi tutto quello che compri, fair play finanziario, bam, e te fanno altri 10 anni in cui sai così e te fanno lo schiaffo del soldato, ok? Quindi sta cosa bisognerà capirla. Nella giornata di mercoledì l'altro gruppo pretendente al club, quello di Al Bakr del Kuwait, aveva comunicato il suo passo indietro spianando la strada a Friedkin. Ecco, questo inciano una lira, non è cattiveria, ma se tu ti fermi davanti a 500 milioni più un 85 milioni di euro di aumento di capitale, secondo me o non fai sul serio o non c'hai una lira. E ci sei fai sul serio, ma magari i soldi ce l'hanno, perché presidente del sceicco del Kuwait, magnate, sì, magnate, magnate, alla fine quelli che non magnano siamo noi, perché se tu comunque ti fermi davanti a delle cifre comunque abbastanza basse, che tu stai comunque andando ad acquistare la squadra della capitale di Italia, quindi insomma stai acquistando una squadra che in ogni caso ti frutterà una visibilità, perché è un po' come il Paris Saint-Germain, ok? Ma già abbastanza fu conosciuta, perché il Paris Saint-Germain erano anni che non faceva un cazzo quando è stato comprato dagli sceicchi. La Roma, bene o male, è sempre rimasta a livelli medi, perché poi non siamo campioni, non vinciamo un cazzo sostanzialmente, però siamo sempre rimasti a livelli tali da poter disputare una Champions, un'Europa League, e quindi partivi già con un buon presupposto. In più sei la Roma, porti il nome della capitale della squadra d'Italia, e quindi poteva anche essere un diciamo che secondo me a livello economico, insomma, ti entra qualcosa se tu investi su una squadra che si chiama Roma. Ecco, quello là se è fermato a cifre come 495 milioni per Pallotta e 85 milioni per l'aumento di capitale, sinceramente non c'aveva una lira o comunque non aveva voglia di investirli. Per quanto riguarda il discorso Pallotta, raga, magari ne parleremo ampiamente, magari andremo, ecco, voglio fare un video, poi fatemi sapere cosa ne pensate, in cui andremo ad analizzare tutti i fattori di Pallotta, positivi e negativi, tutto quello che ha fatto di buono a Roma, tutto quello che ha fatto di sbagliato a Roma, tutti gli acquisti buoni, tutti gli acquisti sbagliati. Oggettivamente serviva una ventata d'aria fresca, ma innanzitutto perché Pallotta si era stufato dell'ambiente Roma, perché non gli facevano fare lo stadio, perché lui quello era il suo obiettivo. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo sempre entrare nell'ottica che finché non arriva quello che vuole giocare con te, perché per dire, Mansour o Al-Khelaifi vogliono giocare con il City e con il Paris Saint-Germain, quindi le usano come squadre giocattolo, si divertono, comprano, vendono, ecco, a meno che non arrivi quella persona lì, oppure una persona piena d'esordi, che però tifi Roma, è sempre difficile costruire un progetto che possa essere favorevole ai tifosi della Roma, perché chiunque arriva vuole investire ma non vuole buttare soldi, e questa secondo me è una cosa da non sottovalutare. Comunque, oggi che è il 6 agosto finisce l'era Pallotta, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, è finita l'era Pallotta, grazie per aver visto questo video, tantissimi mi piace, buon lavoro come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.